No. Sapete perché? Sapete perché? Al di là del voto di domenica abbiamo già vinto, ve lo dico perché sto girando da Foggia a Firenze, da Bolzano a Reggio Calabria, perché noi giriamo l'Italia, portiamo nelle piazze, poi possono piacere o non piacere, idee, proposte sulla scuola, sul lavoro, sull'ambiente, sui giovani, sui trasporti, sulle case popolari, portiamo soluzioni, portiamo cambiamento. L'unico argomento che alla sinistra rimane sono gli insulti, la rabbia e la paura. Avete già perso. Hanno già perso. Guardiamoci intorno. La scuola, ragazzi, la scuola. La scuola non è il diritto di andare a scuola, non è di destra o di sinistra. Il diritto di andare in classe, il diritto di avere un insegnante di sostegno per i bimbi disabili, il diritto di avere un banco sopra cui fare i compiti, non è di destra o di sinistra. Hanno avuto 6 mesi al governo per organizzare la riapertura delle scuole e centinaia di migliaia di studenti sono a casa perché mancano gli insegnanti, mancano i banchi, mancano i bidelli, mancano le mascherine. Oggi, come promesso, la Lega ha depositato in Parlamento la mozione di sfiducia per mandare a casa il ministro Azzolina. Ci sono 700.000 insegnanti precari e supplenti che grazie al cambio delle graduatorie ancora oggi non sanno se, dove, come e per quante ore insegnano. Vi rendete conto? Quindi una scuola aperta, tasse. Oggi il governo ha confermato 187 pagamenti, oggi, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti. È una follia. La proposta della Lega continua a essere da mesi pace fiscale. Fino al 31 dicembre il governo non rompa le palle con l'Italia, con l'Agenzia delle Entrate, con l'IRAP, con l'IRPE, con l'IRES, con l'IRIS. Anche perché in tutte le piazze io trovo operai e lavoratrici che stanno aspettando la cassa integrazione da aprile. Da aprile, e io mi domando cosa stanno facendo all'INPS, il presidente dell'INPS, altro che smart working, sta facendo no working il presidente dell'INPS, quindi diritto allo studio, diritto al lavoro, diritto alla pensione, e io ve lo dico oggi, tenetelo a mente, l'Europa ha chiesto al governo di cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero, se troveranno a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché non si torna alla legge Fornero, non si torna alla legge Fornero. Ecco. Quindi, parliamo di questo, di pensioni, di lavoro, di scuola, di tasse, di ambiente, di giovani, e Renzi e Zingaretti che cosa parlano? Della legge elettorale. Io immagino che per molti di voi sia una priorità cambiare la legge elettorale. A me non interessa men che zero. La priorità in questo momento a Legnano come a Foggia, a Bollate come a Reggio Calabria, è solo una: lavoro, 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 meno burocrazia, meno tasse e più lavoro. Su questo come Lega ci stiamo impegnando. Aggiungo una riflessione che è un altro diritto che non è di destra o di sinistra: la sicurezza, il diritto a essere sicuri, il diritto
soprattutto per le donne, a uscire a Legnano all'ora che vogliono, nella zona che vogliono, vestite come vogliono, senza correre rischi. Questo chiediamo. E il diritto alla sicurezza non ha un colore politico. Io ho fatto in un anno al governo quello che vi avevo promesso. Ho detto: se a Legnano mi date il voto, andiamo al governo e cancelliamo la legge Fornero. Cancellata. Se andiamo al governo, approviamo una nuova legge.